Martina, Martina prima hai cantato Tu sei una cosa grande, invece adesso dimmi va bene, di cosa canti? Ti sento. E non ha sotto qua. Martina, ti sento, vai! Vai! Ce la fai con noi? Ti ho ancora tempo, sei già a posto, generale, mi hai dimenticato che hanno bisogno di un po' di. A posto? Ok. No, è per no. Non lo so. Deve cambiare il CD. Ce la facciamo? Perché lei che aveva il problema con il CD deve cambiare il vettore. Volevo dire che queste ragazze. Ma la foto la Di che fotografo? Volevo dirvi che queste ragazze cantano dal vivo, eh! Martina, vai! Per prendere l'applauso finale tutte e tre. Brave! Come sono state? Brave!
auguriamo loro tanta fortuna, perché la merita. Volevo dirvi, è stata una grandissima sorpresa che noi abbiamo preso, e volevo dirvi che quando inizieremo il nostro programma i primi di novembre, di nuovo il nostro programma sul balconcino, che ogni tanto apriamo una finestra che c'è un ospite, si susseguiranno loro, verranno qualcun altro e verranno sul balcone anche loro a cantare una canzone con noi. Ok, ancora un applauso a tutte e tre. Scusamolo, vai, aspettalo. Ma mi accompagno io tutte e tre insieme. Era magari. Accendi dietro, fotografo. Ecco. Non vi dimenticate. Finalmente sono arrivato. Volevo muro, ma ne detto a paese, appena vai in città, vai da quello, non spenderai una cosa in più, però vedrai. Che femmina, che zocco. Ci fatto una bella bistecca di carne che avevamo prima per il caso, cinese. Buonasera. Buonasera. Buona serata, Cioè, ma se non piove fa bel tempo. Una location affascinante, Villa Bruno ospita queste performance canore, risate e canzoni sul Miglio d'Oro con i Fate Bene Fratelli, con un performer cabarettista Peppe Iodice e due emergenti della musica leggera del nostro territorio, Annalisa Sabatino. Allora, essere al cospetto di questi grandi artisti in questa tua performance, quale emozioni ti ha suscitato? Beh, sicuramente stare a contatto sia col pubblico sia con questi grandi artisti da... E a me una grande emozione, molto forte. Poi hai interpretato due pezzi importanti. Sì, infatti, ho cantato Oceano e Ipocrisia, ma soprattutto io adoro Ipocrisia, che è un pezzo che porto proprio dentro me. Tu hai avuto una grande emozione, così come l'ha avuta Carmen Boucher in arte Crystal. Allora, c'è stata anche la gag con i Fate Bene Fratelli, ai quali tu sei molto simpatica. Sì. Che esperienza hai vissuto? Sicuramente è stata un'esperienza importante da portare sicuramente con me indietro per sempre. Ho cantato due brani molto belli, ho cantato Caruso, che è un brano molto particolare della musica classica napoletana, sicuramente un pezzo meraviglioso, e poi ho cantato I Have Nothing, un pezzo che mi rappresenta maggiormente in inglese, sì. E si è instaurato quel feeling particolare col pubblico che esalta ogni artista? Sì, devo dire che è stato bellissimo, le persone hanno partecipato, si sono fatte sentire, erano in tantissimi, faceva un caldo lì sopra che si moriva, però devo dire che è stato comunque emozionante. Sì. Rapidissimamente, gli impegni futuri? Beh, sicuramente serate di piazza, piano bar, poi studio. Studio, il percorso che caratterizzerà anche Crystal. Sì, assolutamente sì, lo studio è molto importante in questo lavoro, e poi vabbè, ci sono dei progetti, ma non sono ancora sicuri, per cui non diciamo nulla. Il saluto agli amici della musica leggera. Un saluto grandissimo, non arrendetevi mai. Ciao a tutti, un bacio. La città sia forza, che senza lì, pure la testa tutto arriva un coppo come una piazza con un cibo e ma lasciate il biglietto, noi ci siamo senza lì, ma chi ci sta, ne fate bene fra te e me lo fuori. Ma non è possibile! Ma poi io voglio sapere, chi eravate sì a te, urca di sei? Nessuno, solo tu, e torna a fare! Hanno incassato 24 euro! Sì. Tu pure si viene, che fa? Se cominci sono giù, non sono 10 broci, però tu sei più generoso! E chi si cambia giù assai, è brutto!